L'infarto è la prima causa di morte al mondo. Come sta intervenendo l'intelligenza artificiale su questa problematica? L'intelligenza artificiale ha cambiato l'approccio all'infarto del miocardio in termini sia di diagnosi dell'infarto stesso, ma anche e soprattutto nel trattamento. Questa è l'immagine dell'attack del paziente ricostruita con l'intelligenza artificiale. Esatto, l'immagine dell'attack convenzionale è stata inviata. Dopo 3 ore c'è ritornata questa immagine che ci dà non soltanto i dettagli morfologici, punto per punto poi valuta il grado di occlusione dell'arteria. Quindi questo era il valore a rischio? Esatto, questo è un valore, diciamo, borderline. L'alternativa invece senza l'intelligenza artificiale per una diagnosi tradizionale quale sarebbe stata? Quello che succede è che il paziente viene sottoposto ad esami invasivi come la coronarografia. Questo è un intervento di riapertura di una stenosi coronarica. Il paziente è stato operato anche utilizzando metodologie dell'intelligenza artificiale. Noi siamo in grado di valutare tutto l'albero coronarico, quindi tutta l'arteria, punto per punto. Senza l'intelligenza artificiale questo tipo di iter diagnostico quanto tempo avrebbe preso? Avrebbe preso anche a volte settimane. Noi abbiamo una rete che mette in comunicazione tutte le province della Campania. Queste persone che vediamo ricoverate sono giunte in ospedale col 118, immediatamente valutate con l'intelligenza artificiale se da trattare con urgenza o meno? Sì, noi abbiamo valutato con l'ECG anche altre patologie che spesso richiedono esami di secondo livello. Vedete, sta arrivando un elettrocardiogramma dalla rete per l'infarto. Questo è esattamente quello che si fa nel momento in cui arriva l'ambulanza con un semplice telefono, si fa la foto dell'ECG acquisito e immediatamente arrivano tutte quelle informazioni importanti. Quindi in questi pochi secondi c'è già arrivato il risultato se questo infarto richiedeva un immediato intervento? Esattamente, una procedura del genere che accorcia enormemente il tempo di diagnosi può fare la differenza tra la vita e la morte.